Ciao a tutti dalla Casa de Padel, da Emiliano ed Alvin. Ed oggi siamo qui sul canale Padel Review per farvi un'altra recensione di una racchetta che non avevamo mai provato prima. O meglio, non avevamo mai provato questo brand. Vai Alvin. La Set Black Wolf. La racchetta con cui gioca Veronica Virseda, che questa stagione giocherà al fianco di... Aspetta, un'altra volta, aspetta. Dai, doveva giocare con Aranza Osoro, poi c'è stato un cambio all'ultimo. Vieni più qua, Albi come al solito mi fa brutte figure, ma io questo non lo taglio, ve lo dico, lo guardate. Commento alla brutta figura di Alvin da 1 a 10, è più brutta questa figura o la sua vuole di rovescio? Questa mi sta. Con chi giocherà? Mi ricordo con l'Osoro, però dopo... L'Osoro adesso andrà con Carmen Goenaga e quindi lei va con... L'abbiamo visto a Madrid, porca miseria. Marta Ortega, che si è separata da Gemma Triali. Fatto questa intro, adesso parliamo della... Set Black Wolf, ma prima vi diciamo che dobbiamo raggiungere 10.000 follower su YouTube, quindi iscrivetevi al canale, ditelo ad un vostro amico, uno solo, dite iscriviti a questo canale e domani siamo già 15.000, nel senso è fatta, nel senso questa cosa sarebbe una cosa molto bella da parte vostra. Mettete mi piace al video, commentate e io poi vi risponderò al 99,99% a tutti i vostri commenti. Alvin dallo 0,01%. Solo quando vengo insultato. Solo quando viene insultato. Ma parliamo subito del prezzo di questa racchetta. 375 euro di listino. Adesso ho visto che si trova a livello di street price sui 340 euro. Esagerato. Allora, esagerato magari per noi, il pubblico italiano, che questo brand non conosciamo bene, quindi per noi è esagerato, sì. Per noi esagerato. Pure per chi la conosce bene, per quanto sia una racchetta molto valida, mi è piaciuta molto e come ho definito anche nel video su Instagram e come è scritto anche nella copertina qui, potenza controllata, però 340 euro per questa racchetta io onestamente non li spenderei. Beh, ma secondo me per questo discorso qua, no? No, non li spenderei perché è un prezzo elevato, cioè nel senso per quanto la racchetta sia super valida mi è piaciuta tanto. Però 340 euro sono 340 euro, io ammetto che non li spenderei. Così occhi chiusi, perché purtroppo... Sì, nel senso... È tanto, Alvin, cioè, abbiamo detto di... Cioè, costa più della Dopa del Castor, che è la mia preferita, Made in Spain, racchetta incredibile, da Tactical Padel, o... Di tutte le racchette che mi piacciono, questa costa di più, e io non spenderei se avessi questi soldi per la Black Wolf della set. Per quanto, ripeto, per la terza volta, è un'ottima racchetta. Ma adesso parliamo del livello... Intermedio, sì. Alto, intermedio, alto, destra, sinistra. Perché è una racchetta decisamente polivalente, una racchetta che ha un ottimo controllo, che ha una buona potenza, non essendo comunque un cannone, e comunque per chi cerca una racchetta che fa tutto bene in campo e che magari cerchi quel quid in più di potenza, questa racchetta te la offre. Sei d'accordo con me, Aldo? Sì, no, sono d'accordo. Sto ancora pensando un po' al prezzo. Allora... Ti lascio il tuo spazio. No, hai ragione tu, perché comunque Set, marchio che non conosci, la prendi e poi non ti trovi bene e non la rivendi. Basta, stavo pensando a quello. Sì, questa è difficile da rivendere, almeno la cifra a cui l'ha comprata, poi magari a metà prezzo la si rivende perché è una racchetta che comunque adesso sta facendo un buon marketing, la usa comunque la Virseda, il suo coach Massimo Castellote. Cioè in Spagna è abbastanza famosa, più che in Italia. Quindi mi stai dicendo che è anche il pubblico femminile questa? Ma secondo me questa qua, avanzato femminile sì, avanzato femminile di sinistra, secondo me sì, perché comunque il peso non è impegnativo, il bilanciamento è un po' alto, però una racchetta comunque, insomma ci può stare per un pubblico femminile questa. Parliamo delle caratteristiche tecniche della racchetta. Forma a lacrima, piatti in carbonio 12K, gomma Eva Ultra Soft, garantisce un'uscita di palla molto rapida e dinamica. Tatto intermedio, bacce ruvide che garantiscono davvero ottimi effetti. Una cosa molto figa che a me piace molto è il logo di Set Ponte, che è davvero una cosa super figa, una cosa che ha fatto tempo anche Orben nella nuova collezione, l'abbiamo visto nella Kerala, però questo mi è piaciuto molto. Mi piacciono anche due scritte che ci sono sul piatto, una è Never Give Up, non mollare mai, pazzesco. E l'altra è Warning, e uno dice oddio, che cosa c'è scritto? Playing with set rackets may be addictive. Quindi giocare con le racchette Set può creare dipendenza. È davvero geniale come slogan per una racchetta da padel.
Alvin, parliamo di peso e bilanciamento. Il peso della nostra racchetta è di 359 grammi ed è bilanciata a 26.8, quindi è abbastanza medio alto. Racchetta maneggevole comunque. Sì, sì. Manico, comodo, forse il grip diventa scivoloso troppo presto, quindi un overgrip è meglio metterlo. L'accetto con un cordino che comodo, leggermente lungo, forse infinito lungo per i miei gusti, però sapete che io amo il laccetto col cordino più di qualsiasi altro laccetto, e questo devo dire che non mi è dispiaciuto. C'è anche la TD7 nel... Adesso lo fanno lungo perché sanno che fa le sfide con la mano sinistra i giocatori. Contro quindi... di me, esatto, e quindi devono fare lungo, se no non riesco a far sfidarli, anche esatto. Se a Madrid nessuno ha giocato con la mano sinistra, tranne Jimena Velasco che è mancina e mi ha fatto il mazzo. Ah, e Cardona pure che mi ha fatto il mazzo, anche lui. Ma mai come Sancho che... Va bene, almeno sono testimone. Pazzesco. Parliamo di come si comporta da fondo campo. Buon punto dolce. Tatto intermedio, gomma Eva ultra soft. Buon punto dolce, buon controllo e buona maneggevolezza. Sì. Queste sono le tre cose più importanti secondo me di questa pala. E anche un buon feeling sulla pallina. Sì, anche un buon feeling sulla pallina, ottimi effetti, poi lo dirà bene Alvin quando ne parlerà a rete o io dall'alto dopo. Anche i pallonetti vanno su abbastanza bene, cioè nel senso è comoda anche per i pallonetti, ovviamente non è una racchetta che ha un'uscita di palla da fare la standing ovation oppure come a Sanremo, però è una racchetta comunque che ha una buona uscita di palla. Perfetta sia a destra che a sinistra, buon impatto anche abbastanza comunque secco, comunque la palla esce bene, anche rapida, si può giocare di potenza, si sente bene per giocare la chiquita, quindi polivalente, veramente fa una racchetta. Tutto medio bene. Fa tutto abbastanza bene, io dico abbastanza bene, Albi dice medio bene, però fa tutto abbastanza bene. Adesso vi faccio vedere come si comporta un po' da fondo campo parlandone live. Polivalenza è la parola d'ordine della set con cui gioca Veronica Virzeta. Sentite bello l'impatto, la palla esce molto rapida dal piatto, anche i pallonetti vanno su abbastanza facili, la pallina si sente tanto davvero, quindi permette sia di giocare un po' più di potenza che magari facendo le chichite e prendendo la rete. Però davvero mi piace, mi è piaciuta molto, peccato per il prezzo un po' troppo alto, sono altissimo. Vai Alvin, mettimi un po' alla prova, alzando il ritmo. Avete visto come comunque si muove bene la racchetta, non vado mai in difficoltà, almeno a quanto riguarda la maneggevolezza. E va su. Alvin schiaccia uno all'ora dando tutta la sua potenza. Questo è il suo colpo. Va, si va a rete. Come detto, una racchetta comunque offensiva. E lo passo alla grande, finita così, che lo passo. E Alvin non sa che cosa fare. Alvin, mi hanno visto da fondo campo, te la passo e adesso ne parli tu. Alla rete. A rete mi è piaciuta molto per gli effetti che sprigiona, che sono veramente ottimi. Si riesce a dare sempre profondità con la giusta dose di potenza, quindi come diceva anche Emiliano prima, non è un cannone, però ha il suo perché. E si muove bene, quindi anche nel ciò che di volea, nello scontro a rete, alla cingotto diciamo. Per la prima volta ha detto giusto ciò che di volea. È la prima volta che non lo rifacciamo. Senza rifarlo. E si muove veramente bene, quindi anche dato al peso 359 grammi che la rende molto maneggevole. Il punto di forza è nella deada secondo me e anche nelle volée molto lavorate, quindi perché il tatto proprio si sente bene. Mi ha ricordato un po' il tatto della, adesso Emiliano mi guarderà male, della Dopa del Gemini, che ha un tatto un po' particolare ma si sente bene la pallina. Vediamo se... No, ci sta. Ci può stare, devo no? Dire che meno male. Quindi nella volée anche accompagnata ma lavorata tanto rende tanto. Poi per il resto fa tutto medio bene, cioè non ha un punto diciamo dove dici wow,
però fa tutto bene. Gli effetti, dai. Gli effetti, forse sì, gli effetti. Sulla Deada, magari. La Deada, wow. Adesso vedete la mia Deada. E Alvin Blocchèo? Beh, Alvin Blocchèo, ragazzi, ormai... È il supereroe di cui il padre aveva bisogno. Vediamo. No. Vediamo. Faccio vedere anche. Ok, vai. Ora mi vedrete a rete. Proviamo la Black Wolf adesso a rete. Allora, nodo dolente, a dire il vero, non ce ne sono, perché comunque una racchetta, ecco, come non detto, una racchetta che comunque si muove bene, ha la giusta dose di potenza, e quindi è una racchetta che comoda, abbastanza facile, gestibile. Poi vedremo anche a ritmo alto dopo, anche molto facile da manovrare, però diciamo che non eccelle in niente. Gli effetti sono buoni, forse la cosa migliore di questa pala, adesso avete visto, anche comunque la prendi male, la pala comunque si lavora lo stesso, anche se magari non centriamo perfettamente il punto dolce. Vai, vai Amy, aumentiamo il ritmo. Vediamo come si appoggia bene. Ecco, guardate gli effetti, profondità. Porca. Avete visto gli effetti, profondità, buoni. Guardate anche il tatto, come accompagno bene la palla. Come la sento, guardate com'è bella lunga. Ah. Ah. Ultima a livello alto, Amy. Vediamo chi fa punto. Ah. 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 No, fuori. Fuori dalla telecamera. Due blocchèo. Oh, non vibra tanto, un pochino sì. Però il manico un pochino mi scivola, non male. Una Deada, eh sì, è il suo colpo migliore, confermo, mai successo, no, scherzo. Comunque nella Deada, perché grazie agli effetti, è il suo colpo migliore. Alvin, hai parlato a rete, andiamo dall'alto. Potenza controllata, lo ripeto ancora, la racchetta potente, ma potente il giusto. Cioè non ha la potenza della Delta Pro, della Triton Pro, però la potenza che quando serve la palla torna alla propria metà campo. Una racchetta che fa bene anche lo smash piatto, non solo quello lavorato del per 3 oppure per le vibore. Purtroppo senza overgrip ogni tanto mi scivolava un pochino la racchetta, quindi un po' a volte ho faticato, però è soltanto un problema di overgrip. E poi, voi sapete che noi non lo mettiamo mai, quindi è un nostro limite, e però noi proviamo le racchette vergini, come vengono, come originali, original rackets. Quindi dall'alto bene, sia a destra che a sinistra, si può usare in maniera ottima, sia da destra per chi cerca magari smash piatti ogni tanto per accelerare, la Marta Talavano, lo smash piatto a centrocampo che mi ha ucciso nella sfida, kick che escono lungo linea, ma anche da sinistra, vibore, per tre smash, cioè una racchetta, come detto Albi, che fa bene tutto senza eccellere proprio in niente. Gli effetti è la cosa forse in cui eccelle di più, però devo dire che mi è piaciuta. Cioè, purtroppo è il prezzo che non mi fa dire andatela a comprare già oggi, perché la racchetta mi è piaciuta, però 340 euro sono tanti soldi, cioè, più della racchetta di Tapia ad esempio, cioè, è tanto, cioè, per quanto la qualità sia comunque buona è tanto. Lo dico, non riesco a non dirlo, cioè, questo è anche il nostro lavoro, bacchettare laddove secondo noi c'è qualche prezzo, sì, forse qualche prezzo un po' oltre il limite. Adesso la provo dall'alto e vedete come si comporta la Set Black Wolf, la racchetta di Veronica Virseda. Potenza controllata per la Set Black Wolf. Come dice Gaston, con un po' di... così, senza neanche troppo forzare, la palla esce davvero molto rapida. Dopo qualche chicca alla grata. Un po' lungo però comunque la... questa l'ho presa male. Proviamo un altro fatto bene, Alvin.
Benissimo. Per tre, vai. Alvin alza come se stesse alzando un suo allievo adolescente. Ecco, era meglio. Era meglio, però. Anche qui. Gli effetti sono ottimi, la palla gira tanto. Lo si nota anche sui per tre. Ancora un altro per tre. Questa mi è scivolata perché, come ho detto prima, il manico è diventato subito molto scivoloso. Ale, proviamo adesso un paio di smash, piatti. Questa non l'ho presa bene, comunque è tornata di qua la pallina, vai, un altro. Questa pure l'ho presa malissimo. Ancora un altro, Alvin. Però polivalenza e potenza controllata, destra sinistra perfetta. Avete visto come si comporta dall'alto? Adesso è il momento di dare i voti. Alvin, tira fuori il telefono, siamo sempre in cerca di uno sponsor per il telefono. Cerchiamo stagista non retribuito. No, cerchiamo uno sponsor che del telefono, no stagista non retribuito, Alvin. Cioè, nel senso, qualcuno che, qualche compagnia di telefonia che dice, cavolo, quelli fanno vedere il telefono ad ogni review, sponsorizziamoli. Comunque, diamo i voti alla 7 Black Wolf, partendo da fondo campo. 7. A rete. 7 e mezzo. Controllo. 7 e mezzo. Maneggevolezza. 7 e mezzo. Uscita di palla. 7. Uscita di palla, aspettate. Punto dolce. 7. Effetti. 8. Potenza. 7 e mezzo. Per 3. 7 e mezzo. Smash. 7. Vibora. 7. Rapporto qualità prezzo, ricordiamo 375 euro di listino, adesso a livello di street price sta 340 euro. Noi raramente diamo un'insufficienza, però questa volta 5,5. 5,5, anche per me abbiamo dato insieme il voto, però prezzo esagerato per questa racchetta. Peccato. Per quanto la qualità sia ottima, è veramente alta. Alvin, adesso dobbiamo salutarci, ma prima di cosa devono fare i nostri follower e non follower per farci raggiungere 10.000 follower? Mettete mi piace al video sicuramente, iscrivetevi al canale, dite a un vostro amico di iscrivervi al canale, anche uno solo, e commentate la domanda di Emi. Anzi, scusate, ho dimenticato, attivate la campanellina così sarete sempre aggiornati sui video e commentate la domanda di Emiliano. Voi avete mai provato una racchetta set? Scrivetelo nei commenti. Ciao!